Condividere competenze ed esperienze per affrontare e vincere le nuove sfide che attendono il settore. È stato questo l'obiettivo della tavola rotonda promossa da Gori che si è svolta a Ercolano. I gestori del servizio idrico integrato operanti nel sud Italia si sono nuovamente riuniti a Villa Campolieto a distanza di quasi un anno dall'ultimo confronto svoltosi in occasione dei servizi a rete Tour. Al centro della discussione il PNRR come opportunità di sviluppo. Il confronto si è svolto a margine di un evento di alta formazione che ha visto tra i relatori tanti illustri docenti universitari provenienti dall'intero territorio nazionale. Tra le istituzioni presenti anche l'Istituto Superiore di Sanità, la Regione Campania e l'Ente Idrico Campano che si sono confrontati al fine di tracciare una direzione comune alla luce dei nuovi scenari che si sono aperti grazie alle opportunità offerte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. È di stretta attualità il tema idrico, è di stretta attualità il tema della tecnologia applicata al sistema idrico, perché è di stretta attualità il cambiamento climatico, il cambiamento che può creare da un lato grandi criticità per carenze idriche o dall'altro, diciamo, pone il grande problema del contenimento dei costi, perché ad esempio la dispersione in rete crea un aggravio dei costi di gestione. O pensiamo ai costi energetici, o pensiamo alle tematiche della depurazione. Depurare il mare significa garantire turismo, sviluppo economico, quindi l'acqua è davvero trasversale. E applicare le più moderne tecnologie significa gestire i servizi in termini efficienti nell'interesse dei cittadini. Il significato di questa giornata è rafforzare la collaborazione intanto tra i soggetti gestori che operano sul territorio e anche con il mondo accademico che ci dà degli spunti e degli aiuti sempre molto puntuali e molto importanti per quelle che sono le attività di ogni giorno. Quindi se noi riusciamo a porre in essere delle misure anche operative sempre migliori, lo dobbiamo al mondo accademico e quindi diciamo gli interventi che noi facciamo impattano anche sempre meno sul territorio grazie a questa tecnologia che il mondo accademico ci mette sempre a disposizione. Mettiamo a sistema in rete la grande capacità che i gestori della nostra regione in particolare hanno messo in campo soprattutto nella prima fase di attuazione della spesa dei fondi europei riferiti all'azione REACT-EU e la mettiamo in rete per dimostrare che c'è un Sud che sa fare, che vuole fare, che può fare, lo fa con responsabilità, puntando all'efficienza e all'efficacia e all'economicità per garantire una soluzione migliorativa in prospettiva ai nostri cittadini per garantire un miglioramento della qualità della vita, ma anche per stare a passo con i tempi e con le tecnologie.